Smushi, smushi, che sorprese, quanti amici morbidosi. Ce l'abbiamo fatta, Ale. Le sigle delle pubblicità sono troppo carine. Sì. Quella degli smushi mushi è carina come loro. Facciamo il giro di scatola di questa mega scatola, che ringraziamo Giochi Preziosi per averci inviato. Sì. Forbici, eccole. Grazie, prego. Apriamo, togliamo il coccio mushi mushi, decoriamo la smushi mushi cam. E adesso le forbici. Un altro taglio qui, io apro, io prendo. Vai Ale, figlia. Cosa c'è? Gli smushi mushi, tirali fuori, forza. Uno, vai, due. Così possiamo fare delle aperture di coppia. Non ho finito, ah, dove vai? Cosa c'è? Vai. Ragazzi, c'è il lattone. Wow. Gli smushi mushi. Ma iniziamo dagli smoothies. Siamo nella serie 1 degli smushi mushi, che hanno avuto così tanto successo che in America c'è già la serie 2. E nella serie 1 abbiamo i Frozen Delights, che sono questi fantastici smoothies. Oppure ci sono i contenitori surprise, che contengono un personaggio smushi, uno sticker, una bottiglietta, un migliore amico, un'etichetta e la bottiglia stessa. Ma iniziamo dai Frozen Delights. Sì, cipolla, no? Eh no Ale, non vedo aperture agevolate, per no. Cui ti ripasso le forbici. Grazie. Prego. Oh. Cipolla adesso. Vai, adesso stai cipolla. Banana split. Oddio, che carino. Guarda che ti sta guardando da lì ed è super kawaii, Ale. Allora, anch'io. Dai. Sì, ci vuole anch'io. Ce l'ho fatta. Incredibile. Guarda quanti strati. Guarda che faccino mi tu guarda. Cosa hai trovato? Oh, che carino. È mangolassi. Svitata di coppia. Coppia. Svitiamo il nostro swirl e troviamo all'interno la mini bottiglietta. Oh, che carina. Guarda, ci sono le catenelle perché tutte le cose smushy sono appendibili partendo anche dalla confezione esterna. Poi troviamo un pack a sorpresa, una blind bag, cuccio il tenero è già amico. Morbidino. E io sento un sacco di profumo, guarda Ale. Che profumo. Oddio, che caruccio che è. Hai trovato l'unicorno, Ale. Ma è bellissimo. Come è ovvio, che fortuna. Guarda, guarda. Aspetta, qua col Rising. Ma è carinissimo. Ah, la criniera verdina e la codina verdina. Ma che belli. Poi ti faccio notare, vediamo. Essendo banana split, è giusto. La fragolina e le bananette. È vero, come all'esterno della confezione. Sì. Fammi squisciare il cornetto. Va bene. Anche lui torna in forma, hai visto? No, ma è veramente delizioso. Guarda che carino com'è seduto. È seduto come il mio cricettino. Hai visto che bello? Bello, ma che bel colore. Delizioso. Allora, lui ha una panna invece classica, una stellina, dei confetti tipo delle... insieme a cioccolata, quasi granella di cioccolato bianco. E poi del gelato, guarda che buono. Slow Rising Challenge, Ale, quindi vuol dire che quello che torna in forma dopo vince la sfida. Giusto. Per cui uno... e due e tre, schiacciata, vai, attenzione, sono pari, carucci loro. Non sono particolarmente lenti, cioè dal punto di vista dello slow rising ci mettono un po' di tempo, ma sono abbastanza velocetti anche rispetto ad altri squishy. Ma le forme sono veramente, i dettagli, come sono dipinti, sono proprio carinissimi. Qui c'è anche l'anellino per appendere. Esatto, possiamo prendere le catenelle che abbiamo qui, andare anche queste ad aprire la confezione. Si svita anche questa. Sì. E qui troviamo due catenelle, una per lui e una volendo per l'amico, oppure per la bottiglietta stessa, insomma quello che vogliamo catenare. Hanno due colori diversi, arancione e viola. E il mio rosa e giallo. Chiudiamo la catenella e potete portare sempre con voi il vostro smushy. Hanno anche un buon profumo. Diamoci un'odorata. Sì, è ciliegioso, anche se un po' squiscioso. Cioè, sì. Gli squish hanno tutti, secondo me, un po' quel sottofondo odoroso, però profuma un po' di ciliegia. Ma andiamo a scoprire il suo tenero amico. Anche qui non c'è l'apertura agevolata, per cui strappiamo, agevoliamo da soli. E troviamo un mini mango. Guarda che bello. Oddio, Ale, che caruccio. È un pezzo di banana con la panna. È vero, che bella che è. Adoro il ciuffetto oltremodo, perché è proprio carino. E c'è anche le guancette rosa in pieno stile kawaii. Se io vado a schiacciarlo, e anche lui squishy, e sento all'interno che c'è la parte, la presa per l'anellino. Ah, prova sì, anche tu. Sì, sì, qua in alto. Si sente, vero, vero. Ecco la mia coppia squishy. Ale, come sei? Come sei? Li ho attaccati con due catenelle, così sono esagerata. Più liberi di muoversi, è no? Vero. Ma non è finita qui, no. Perché spulciando nella confezione troviamo anche il signor Buffet. Eccolo qua, protetto anche da tale confezione. Anche questa non è agevolata, non c'è niente di agevolato negli smushy mushy. E all'interno troviamo, ragazzi, tutta la collezione Frozen The Lights. Il mio è Halle Hamster e Marnie Mango. Guarda il piedino, ti prego, come cammina. Sì. Il mio smushy, l'unicorno, scusa ma devo tenerlo perché è troppo caruccio, si chiama Yudel Unicorn. Che nome strano, un po' particolare. Unicorn. Ma attenzione, la banana. Lui si chiama Delana Banana. È bellissimo. È bellissimo.
E dal disegno abbiamo scoperto che aveva una fragola e non una ciliegia. Che era una ciliegia e non una fragola. Cosa dico? Effettivamente c'era il picciolo che poteva suggerire. Sul retro troviamo, ragazzi, la ricetta per fare la banana split. È una bella idea. E poi, se andate sul sito, ci sono anche altre ricette per fare degli smoothie. E infine, non è ancora finita, Ale, perché sul fondo, facciamo proprio così, c'è il signor sticker. Wow. Eccolo qua, con proprio lo stesso disegno che c'era nel booklet. Ma che bello! Sono molto carini. Belli. A me quegli sticker, quando sono così belli, mi fa anche un po' dispiacere attaccarli. Sì, cin cin! È arrivato il momento delle confezioni surprise. Vai con le forbici. Vai, Ale! Io sono esperta, diciamo. Siamo espertissimi. Guarda che sottile, è finito già. No, niente da fare. Neanche io sto cercando di sfilarlo. Sto recuperando. Vai, ce l'ho fatta. Sì, ci sono, lo sciroppo d'acero. Wow. Dai, guarda cosa mi è rimasto. Ancora un pezzetto. Guarda come l'orsetto ti guarda curioso. Ciao. È carinissimo. Sta dicendo. Sì, ho vinto io. Hai trovato il milkshake. E c'è un occhietto che ti sbircia. Le confezioni sono veramente molto simpatiche, perfette poi per tenere la propria collezione. Svitata di coppia! Svitiamo, ragazzi, troviamo la bottiglietta, che è diversa da quella di prima. Sì. Dentro abbiamo sopra le catenelle. Tu, Ale, sei già arrivata alla bottiglia del migliore amico, ma io ti dirò che arriva il personaggio! Guardalo! Wow! Che bello, un coniglietto! E io ho trovato l'orsetto, guarda che puccioso! Che bello che è! Sulla testa c'è un waffle con del cioccolato che gli pendola, sì, una spruzzata di panna e qui delle fragole con cuoricino. Oh, Ale, che bello! Il mio coniglietto invece ha le orecchiette tocciate nella cioccolata. Dio, che buone! Un po' di panna con svariate decorazioni. Sì, confettini. Molto carino. Sì. Slow Rising Challenge 1, 2, 3, vai! Schiacciata! Guardalo! No, è lentissimo il tuo coniglietto! Non è ancora finito! Lento. Guardalo! Hai stravinto! Batti 5! Bravo! Vado a cercare il suo amichetto, Ale. Io distruggo, mette tu sporbici. Guarda cosa ho trovato, il bacon! Oh, è bellissimo! È la pancetta più simpatica del mondo! È un americanissimo Pop-Tart! È vero, guarda che caruccio! È già mangiucchiato! Sì, con ripieno, tutto decorato. Mi piace! Uniamoli con le catenelle. Eccoli qui, ma andiamo a scoprire i loro nomi. Qui all'interno, infatti, sempre super sigillato, troviamo il booklet. Troviamo tutti i personaggi che si possono trovare. Il mio è Bubsy Bear e Beerly Bacon. Il mio è Bitsy Bunny e Fifi Frosted Toast. Ma si possono trovare anche un maialino, un cerbiatto, un gattino, un cagnolino, lo scoiattolo, una pecorella. Sul retro, ragazzi, troviamo un name maker. Possiamo trovare il nostro Smushy Mushy nome. La prima lettera del mio nome è la D, per cui io sono Mushy. Perfetto. Io sono Squishy. Ma che bello. La prima lettera del cognome, la mia, è la N, e quindi sono Sugar Cake, per cui Mushy Sugar Cake. Io sono Snuggles, perché sei R, e quindi Squishy Snuggles. Abbracciosa. Fateci sapere, ragazzi, nei commenti qual è il vostro nome Smushy Mushy. Nel link qua sotto nell'info video trovate infatti il link per scaricare il booklet anche con il name maker, nome che poteste mettere sull'etichetta, che è bella cartonata. Anche questa la potete allegare poi ovviamente alla catenella. Voi potete mettere il nome del vostro Smushy Mushy o anche il vostro nome, ovviamente, da Smushy. E certo. Sì. Infine, ragazzi, andiamo con lo sticker. Non esce, perché eccolo uscito, l'ho aiutato, l'ho agevolato ed ecco qua, che carini. Non riesco ad appiccicarli, sono bellissimi. Giro di lattona. E andiamo a vedere cosa c'è qua dentro. Ci incontriamo con lo scotch. Tira, tira, tiriamo, tiriamo, tiriamo. Wow, Ale, ma c'è una quantità incredibile, ragazzi, pazzesco, di Smushy Mushy. Tiriamolo fuori tutti. Sono tantissimi, Ale, ma ci sono anche dei doppi. Sì. Il nostro unicorno è doppio. Sì, l'orsetto. È vero. C'è anche il mio criceto doppio. Anche il mio coniglietto. Ma sono tantissimi. Però c'è il maialino, sì, che è proprio carissimo. E anche il gattino. Bello lui. È cioccolatato e sopra c'è una noce, ma è un quadratino di burro che cola, 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 cola. E il suo amico è Jolly Jelly Toast, che è questo bellissimo toast con la marmellata. Anche lui è squisciosetto, anche se piccolissimo. Lei invece si chiama Kelly Kitty. Yes, e faccio gattino. Notare che sulla testa pesciolino. Ha un pesciolino con limone, perché ci sta bene il limone sul pesce. No, sul gatto, sul pesce il limone. Ho detto che il limone sta bene sul gatto. Sì. Scusatemi, gatti del mondo, non è assolutamente vero. Sta col bene pesce. Sul pesce, che sta bene sul gatto. E il suo amico è il lattino, che è Mookie Milky. Oh, carino. Che
simpatico, kawaiosissimo. E per esclusione, grazie ai doppioni, le loro bottle dovrebbero essere o questa o quella, con le rispettive catenelle. Slow Rising Challenge, Ale. 1, 2, 3, vai! Oh, ragazzi, guarda il maialino! Sì, è molto più lento! Parità, strano! Noi finiamo sempre in parità, ma possiamo usare i doppioni. Io userò i tuoi doppioni, Ale. E io i tuoi doppioni. Mi gioco l'unicorno. E io l'orsetto. Vediamo come va. 1, 2, 3, via! Attenzione! Ma che veloce che sei! Ma è veloce l'unicorno! Guardalo! Scusa, ma per curiosità, la differenza con l'altro orso non vale per la gara? 1, 2, 3, vai! Ragazzi, non è detto, no. Ogni squishy ha il suo slow rising. Sfida finale, potrebbe essere un pareggione oppure vinco. 1, 2, 3, vai, via. Attenzione, guardalo il coniglio, guarda com'è lento. Ho perso. Sì. Ma la sfida durissima è scegliere il preferito del giorno. Siccome è l'anno dell'unicorno, no scherzo, non per questo, ma è veramente caruccio. E poi per il nome della banana, sì. Per me unicorno. Io scelgo il maialino perché mi piace tanto anche il suo quello amichetto. Quello è vero, è il suo amichetto, devo dire, li sbaraglia tutti. È veramente simpatico e merita. Fateci sapere ragazzi nei commenti qual è il vostro preferito di giornata. E mentre corrono ragazzi gli slow motion di Slow Rising dell'unicorno del nostro amico maialino, fateci sapere se avete già uno smushy mushy, che personaggio avete o quale vi piacerebbe avere e se vi sono piaciuti. E se questo video ragazzi vi è piaciuto, potete mettere un pollicione, iscrivetevi al canale YouTube per non perdere i prossimi video e scaricate l'app GBR, ci state mandando delle fan art veramente incredibili. Grazie ragazzi, vi vogliamo bene. Ciao.